Bentornati al nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Ciao Fabio. Marconi, ciao caro. E sia... che mi hanno richiamato gli amici francesi che ci guardano regolarmente. Dopo che hai fatto il tuo saluto. Sì, mandami sempre un saluto perché loro tutte le mattine appena metti in internet il servizio ci guardano. Tramite il sito arezzotv.net, esatto, perché ricordiamo esatto. Che... la trasmissione SOS Arezzo TV, come le altre nostre trasmissioni e anche ovviamente i servizi del telegiornale, poi si possono essere rivedibili in qualunque momento su arezzotv.net. Esatto. E abbiamo poi una sezione che si chiama SOS Arezzo TV sulla destra del nostro sito. A proposito di sito, siamo in un sito, nel senso che siamo in un sito archeologico, nel senso di moderno, sudicio. Siamo in zona Montefeltro, una stradina che proprio qui è arrivata una segnalazione di un telespettatore, sì. Perché non ci saremmo mai arrivati, mai avevo fatto questa stradina e qualcuno qui approfitta proprio di questa strada che diciamo è quasi nascosta da via Buonconte da Montefeltro, arriva qua e lascia... diciamo questo ancora questi cosa come li vogliamo definire sono rifiuti comunque ho capito rifiuti però cosa sono scarti. Qualche cosa di qualche... e qua vedi che abbiamo altri scarti sì. Bottiglie e soprattutto vedi anche abbiamo lavatrici pezzi per terra qua. Sì. Taniche questa cos'era una stufa cos'è è una stufa non è una lavatrice è una stufa o una lavatrice io penso a una lavatrice. Una lavatrice. Sì. E insomma, abbandonata qui totalmente, anche qui lungo la strada, vedete che lungo la stradina ci sono dei rifiuti, anche al di là di questa rete. È veramente impressionante. È impressionante, guarda qua. È veramente impressionante lo stato di abbandono qui. Qui c'erano sicuramente delle fabbriche, purtroppo la crisi ha fatto sì che chiudessero e si è lasciato in stato di totale abbandono, vedi qua, è veramente una cosa... paurosa. Perché anche qui vediamo un cancello, un'area quindi presumiamo sì, privata. Privato, sicuramente sì. Però all'interno dell'area privata si intravedono insomma una serie di rifiuti. Diciamo no, che... stavo guardando ma non ci sono aperture nella rete, no. Quindi o viene saltato. Sicuramente viene saltato il cancello. Ma tu dici che le buttano da fuori? No! Può darsi che l'abbiamo buttato da fuori, ma sicuramente erano lì stivati da qualche parte e qualcuno può darsi che utilizza questa struttura adesso come rifugio e il cancello, si vede che la rete è caduta, forse saltano il cancello per andare dalla parte di là. E frigoriferi, tutta la roba che era stipata là sotto l'hanno buttata così all'aria aperta. Frigoriferi, vediamo, boiler... cioè, di tutto e di più ecco anche perché insomma, lasciare comunque qui se c'è anche delle cose inquinanti sedie vedi più sono anche di panne prendere il sole quindi sicuramente qualcuno mi sa che se lo vede la forestale qualcosa da chi dica ce l'avrebbe sì non so se sono materiali poi inquinanti beh credo possa lasciare un frigorifero per te no penso lo vedo scusami hanno tutto un procedimento di diciamo non so se ho detto materiale inquinante però io credo che vada smaltito in un certo modo non è che lo puoi lasciare così sì, al di là che è un'area legittimamente privata esatto legittimamente privata dice cioè nel privato che faccio quello che voglio benissimo però sommando questo alle cose che vediamo qui lungo la strada insomma qui è diverso tempo che non ci passa nessuno a livello anche di pulizia ovviamente anche il comune si è dimenticato che esiste questa stradina che non lo conosceva nessuno insomma no? E non lo so se è privata oppure è il comune la strada è asfaltata però comunque sia questo non vuol dire anche se privata che possa essere tutta in questo stato no anche perché i rifiuti sono rifiuti che siano bravo. Privati o non privati finiscono comunque nei terreni e quindi vanno smaltiti in modo diciamo regolare ma questa sicuramente abbandonata da anni sì dai qui abbandonata cosa di adesso anni, dai. Anni di abbandono qui vediamo un'altra fabbrica chiusa, anche qui ci sono altri qui la situazione è meno evidente di prima però anche sì. Qui vediamo qualcosa c'è e che si vede che insomma è da tempo che non viene frequentata insomma un'occhiatina diciamo che invitiamo a chi anche pulisce anche se è toscana potrebbe venire a fare un arrivata non lo ho detto, no, dentro parte, ho detto fuori no, nella strada anche dentro perché il privato chiama se è toscana prende l'appuntamento e il materiale ingombrante vengono a prenderlo non c'è mica problemi quindi se non c'è più nessuno chi chiama ma un proprietario ci sarà qui
non lo so, ora nella strada, no, bisogna che venga sotto scatto. Vedi che c'è anche le qui, grondaie, qui semi, vedi però, che sono penzolanti. Sì, ormai dai, è in stato di completo abbandono questo, dai. E quindi insomma, qui vediamo rifiuti, anche questa rete è tutta rotta. Questa rete che una volta delimitata funzione possono andare queste piante, certo, le piante l'hanno completamente distrutta. Vabbè, comunque anche come di Arezzo questa strada potrebbe venire a vederla, insomma. Ogni tanto si sa, bisogna trovarla apposta, non lo sai, non lo è lo facile sai. Beh, tra l'altro sai che da tempo ormai tramite il sito del comune si può fare delle segnalazioni, ti rispondono, siamo venuti eccetera, no? Quindi speriamo che tutto questo venga fatto, anche perché abbiamo visto delle cose che insomma meritano un intervento abbastanza urgente. Ci vediamo domani. Ciao.